Benvenuti a Scientificamente, il TG dello spazio e della scienza. Rosetta si è messa in contatto con il Sardinia Radio Telescope. La sonda Rosetta, che ormai da un anno e mezzo viaggia affiancata alla cometa 67P, ha mandato un segnale al Sardinia Radio Telescope, uno dei radiotelescopi più avanzati del mondo. L'avvenuto contatto è una conferma per l'utilizzo dello strumento d'avanguardia inaugurato nel settembre 2013 vicino a Cagliari, per raccogliere dati provenienti da sonde interplanetarie. Proprio questa caratteristica rende il Sardinia Radio Telescope speciale agli occhi sia dell'ESA che della NASA, le quali costantemente ricercano stazioni di supporto per intercettare il flusso sempre più sostenuto di dati spediti dalle sonde. È di Snoopy il detrito spaziale nei cieli dello Sri Lanka? Un oggetto di dimensioni ridotte con un'orbita particolarmente eccentrica e di densità molto bassa è stato visto sfrecciare nei cieli dello Sri Lanka. A individuare il detrito è stata la squadra del Catalina Sky Survey, un progetto che mira a ricercare comete, asteroidi e oggetti volanti vicini alla nostra Terra. L'oggetto in questione, battezzato VT1190F, era stato già avvistato nel 2013 e gli scienziati hanno potuto dedurne alcune caratteristiche che fanno pensare che possa trattarsi di un pezzo superstite di una missione lunare. Per capire la sua provenienza si sono impegnati anche i ricercatori italiani che, sotto la guida di Alberto Bruzzoni dell'INAF Osservatorio Astronomico di Bologna, hanno utilizzato il telescopio Cassini di Loiano sull'Appennino Tosco-Emiliano per seguire il viaggio di VT1190F. L'ipotesi che hanno formulato è che possa trattarsi di un detrito della missione Apollo 10 del 1969, addirittura del modulo Snoopy, di cui non si hanno più notizie da quando si esaurirono le sue batterie. L'UNOCOD toccava la Luna 45 anni fa. Era il 17 novembre 1970, una data storica per l'URSS che, grazie al lander l'UNOCOD per la prima volta, toccava il suolo della Luna. Lo strumento restò attivo per 322 giorni, spendendo a terra oltre 20.000 immagini del suo viaggio di poco più di 10 km sulla superficie lunare. L'UNOCOD 1, portato sulla Luna dalla sonda Luna 17, fu il primo rover controllato a distanza ad atterrare su un altro mondo. L'UNOCOD assomigliava a una grossa pentola, alta 135 cm e con una massa di 840 kg, lunga 170 cm e larga 160. Disponeva di un motore e freno per ciascuna delle sue 8 ruote. 3 anni dopo partì alla volta del nostro satellite anche l'UNOCOD 2. Cassini regala una visione brillante di Encelado. La sonda Cassini, nata da una collaborazione tra NASA, ESA e ASI, ha spedito a terra una splendida immagine di Encelado, una delle lune di Saturno. Si tratta di uno scatto catturato dalla Narrow Angle Camera di Cassini a 83.000 km di distanza da Dione, quarta luna di Saturno per grandezza. La distanza da Encelado è invece di 364.000 km. Nell'immagine il nord di Encelado è in alto e ruotato di un grado sulla destra. Lo scatto colpisce per la nitida visione di Encelado più brillante che mai. L'appuntamento con le notizie finisce qui, vi lasciamo come di consueto allo spazio dedicato all'approfondimento. Una sfida fino all'ultimo dato andrà in scena il 28 e 29 novembre nella sede dell'Agenzia Spaziale Italiana a Roma. È Cosmos Mac, una vera e propria maratona di coding basata sui dati della costellazione Cosmos Chimed. La due giorni, organizzata dall'ASI insieme alla Igeus e Big Lazio, quest'ultima società della regione, ha come partner Telespazio e Thales Alenia Space. Ma in cosa consiste? Si tratta di una gara di programmazione a tema spaziale. Il coding, lo ricordiamo, è la capacità di programmare, vale a dire di creare una sequenza di istruzioni capaci di farci entrare in un mondo totalmente digitale. Il coding prende piede anche nella scuola italiana, il MIUR si è infatti speso per introdurre la programmazione anche tra i banchi, con l'obiettivo di coinvolgere 1 milione di studenti. E tra gli appassionati del tema sono ricorrenti gli appuntamenti che vanno sotto il nome di hackathon, vale a dire delle sessioni plenarie tra programmatori, esperti e grafici che si propongono anche sempre più spesso obiettivi sociali e didattici.
Nel caso di Cosmos Mac l'obiettivo è scientifico. I partecipanti, che possono iscriversi fino al 26 novembre attraverso il sito dell'ASI, saranno suddivisi in team di massimo 5 componenti e avranno il compito di individuare e proporre soluzioni innovative a supporto di pubblica amministrazione, imprese, organismi competenti e cittadini legate a uno e uno solo tra questi temi: coste e mari, emergenza e sicurezza, beni culturali e agricoltura. Ciascun ambito costituirà una sfida combattuta dato dopo dato sull'osservazione della Terra. Il bacino è naturalmente quello di Cosmos SkyMed, il programma Made in Italy che attraverso una costellazione di satelliti radar restituisce immagini dettagliate del nostro pianeta. Cosmos SkyMed è il segmento italiano del sistema europeo Copernicus e consta attualmente di 4 satelliti. Sono 4 i premi in palio per tutti gli sfidanti. Per uno di loro sarà possibile volare in Messico, a Guadalajara, per il 67° International Astronautical Congress, in programma nel settembre 2016. E poi in palio un periodo di approfondimento e studio di fattibilità del business model di massimo 3 mesi e successivi 6 mesi di incubazione gratuita in caso di avvio positivo della startup, mentre 5.000 euro di dati, oltre a competenze tecniche di supporto, saranno a disposizione per chi avrà la possibilità di realizzare il prototipo. Infine, ci sono 10.000 euro entro i primi 9 mesi di incubazione per le spese di ricerca e sviluppo previa valutazione positiva della startup.